Ciao amici di Storie Parallele, oggi siamo qua in cucina e vi presentiamo insieme a Probios, una realtà dal 1978 che tratta solo prodotti biologici, la zuppa di galeno. Ecco, la zuppa di galeno non è una ricetta, diciamo, complessa, ma con pochi ingredienti andiamo a trattare comunque una zuppa molto importante per l'antichità. Allora, gli ingredienti sono dell'orzo che ho già messo a bollire, quindi come grammature siamo 500 grammi di orzo, 1 kg di acqua, dopodiché abbiamo del porro, del sale, del miele, dell'aceto e del cumino che andranno poi a finire alla fine il piatto. Insieme a Leonardo, allora andiamo a vedere questa ricetta nell'antichità, Sì, no? esatto, questa ricetta è ripresa, come detto, da Galeno. Galeno era è stato un medico che è nato nel 129 d.C., quindi siamo già in piena età imperiale romana, nella parte orientale, quindi anche culturalmente più sofisticata dell'impero, e fece studi che oggi noi definiremmo scientifici e tecnici, una particolarità per la società dell'epoca, per l'alta società, perché solitamente si tendeva a preferire un'istruzione umanistica e letteraria, almeno come formazione iniziale. Lui invece si dedicò da subito appunto alla medicina. E tra l'altro, tra i suoi vari saggi, lui trattò come argomento proprio l'effetto che aveva l'alimentazione sulla salute umana. Quindi di conseguenza ci sono vari trattati sulle proprietà dei cibi e in particolare uno sulla zuppa d'orzo, su come veniva fatta e su come invece secondo Galeno doveva essere fatta, perché esistevano chiaramente numerose varianti, questo lo possiamo immaginare, e per lui però una di queste varianti era quella accurata, che comunque a livello di salute era più adatta. Allora Leonardo, per quanto riguarda le proprietà nutritive secondo Galeno dell'orzo, Sì, allora, secondo Galeno l'orzo era sicuramente al gusto meno apprezzabile del grano e del pane che si otteneva dal grano. Il grano è comunque un cereale che a Roma si diffuse in periodo più tardo rispetto all'orzo o al farro, però appunto nell'epoca di Galeno era sicuramente già diffuso. L'orzo quindi su questo era meno apprezzato. Però, a suo parere, l'orzo poteva avere dei vantaggi, ad esempio poteva essere utilizzato per la cura dei malati perché, se bollito o fatto un decotto, comunque si poteva riuscire ad assimilare le sostanze nutritive dell'orzo senza doverlo masticare. Questo per Galeno era un vantaggio. Bisognava avere dell'orzo però particolare, secondo Galeno l'orzo non doveva essere né troppo secco né troppo fresco, perché alimenti troppo freschi nell'antichità romana si riteneva che contenessero umidità, il che favoriva spesso la produzione di umori che, secondo Galeno, se sbilanciati, potevano dare origine a varie malattie o vari problemi, mentre viceversa, se l'orzo era troppo secco, questo perdeva proprietà nutritive. Secondo lui era comunque un alimento digestivo, digeribile, e che poteva avere anche proprietà appunto, diciamo, depurative Depurative, dell'organismo, ok. perché infatti noi sappiamo oggi, ci puoi Esatto. dire te Samuele, che Diciamo che caratteristiche ha sicuramente l'orzo. l'orzo dovrebbe far parte della dieta di tutti noi, ecco, ricco di fibre, proteine, carboidrati, quindi è un ottimo alimento da introdurre nella nostra dieta. Come hai detto te prima, ecco, l'aneddoto sulla questione del decotto, no? È un po' come, diciamo, l'orzo che andiamo a bere al bar, no? Sì, sicuramente è una riattualizzazione quella del decotto oggi del bar, probabilmente era diversa Sicuramente. la bevanda romana, però sì, possiamo vederla in quel modo, perché comunque si sa che l'orzo veniva consumato anche da bere, perché facilitava appunto in caso di febbri la guarigione del paziente, perché tra l'altro Galeno tra i vari cibi dice che a volte questi cibi potevano essere una delle cause che potevano portare alle febbri. Cioè la temperatura che si otteneva dalla digestione e dall'ingerimento di alcuni prodotti poteva, insieme ad altre cose come ad esempio il troppo sole e così via, poteva comunque portare allo sviluppo di febbri. Ecco, l'orzo su questo invece, secondo Galeno, non sviluppava calore nel corpo e quindi di conseguenza non sviluppava febbri e quindi era preferibile in caso di febbri già in corso per il malato. Galeno ci dice un aneddoto sulla ricetta. Lui vuole che all'inizio ci sia una fiamma molto alta, ora presumibilmente la vuole per far bollire l'acqua, ecco. Dopodiché dice di cuocere a fiamma molto bassa, indicativamente vi dico sui 30-35 minuti,
la quantità dell'acqua deve essere almeno il doppio del peso dell'orzo. Andiamo ad aggiungere il porro durante la cottura dell'orzo. E come ci dice Galeno, andiamo ad aggiungere l'olio durante la cottura, che lui dice che comunque non, il gusto dell'olio non cambia durante la cottura, quindi loro lo mettono mentre la ricetta sta andando. Sì, perché Galeno ci presenta in realtà più varianti di questa ricetta. Il motivo è perché lui, la ricetta, diciamo, che ci fornisce lui con solo porro e a volte dice filo d'olio se la persona lo gradisce, è la variante che lui ritiene utile per la salute, però ci fornisce in realtà anche delle alternative, evidentemente dei modi dei metodi di cottura dell'orzo alternativi che erano diffusi nel periodo, che prevedono l'utilizzo invece di altri prodotti, come poteva essere l'olio che per lui poteva essere messo, oppure miele, cumino o aceto, che secondo Galeno in realtà non andrebbero messi nella ricetta, ma il semplice fatto che lui ce ne parli dimostra che doveva essere una variante comunque popolare utilizzata a Roma in quel periodo. Bene, ecco quindi questi due piatti. Come ha detto Galeno, li utilizzava soprattutto per una questione di salute, però sappiamo che le zuppe di cereali in generale, i prodotti di cereali, erano utilizzati dai romani per il fabbisogno energetico, quindi erano comuni anche per quanto riguarda l'alimentazione dei soldati, anche se tendevano chiaramente ad avere alimenti più secchi, oppure nel caso di queste zuppe anche dei gladiatori, perché i gladiatori comunque avevano bisogno di un fabbisogno energetico notevole e di conseguenza era comune l'utilizzo di questi cereali. Ora procediamo all'assaggio e con voi ci vediamo alla prossima puntata di Storie Parallele. Ciao, ciao a tutti. Ciao.